Termina oggi per voi questo corso di addestramento nella caserma. Un mese durante il quale avete imparato a onorare la bandiera, avete imparato il valore del rispetto e dell'amicizia. Da parte nostra, complimenti a tutti voi per l'impegno. Non me ne rendo conto che sia già finita. Mio anche era sto posto. Devo comunque arrivare in fondo a tirare una somma ed eleggere quella che ha dimostrato di essere la miglior squadra della caserma. La miglior squadra è stata la blu. Non abbiamo fatto questa esultanza perché alla fine il bello è uscirne assieme, non è più rosso, non è più blu. Dobbiamo anche nominare il miglior caposquadra. Nicolas l'ha presa. Sono orgogliosissimo di ogni singola persona che compone la mia squadra. Lo sono sempre stato dall'inizio, quando era il Sassuolo contro la Juventus. A volte anche il Sassuolo può vincere il campionato. E anche il miglior vice caposquadra, Elena Santoro. Mamma mia, mi sento male. Mamma mia. Vabbè, povero Willy, mi dispiace per lui, però che dire. E sicuramente tra le migliori reclute abbiamo Alessandro Badinelli. William l'ha presa. Ferrettini Luca e Peroni Simone. C'è stato un momento della caserma dove magari pensavo mi sbattessero fuori, e adesso, arrivati alla fine del percorso, sapere che sei stato il migliore ti fa piacere, ma è un piacere, un'emozione che non ho mai provato, proprio unica. Infine, le reclute che dal loro arrivo hanno migliorato notevolmente. Giorgio Ciupilan, Omar Hussain, Elia Cassardo, Erika Mattino. Sono contento. Mi viene da sorridere. Noi istruttori siamo comunque fieri di tutti voi. Ci avete dimostrato la capacità di essere solidali, collaborativi, determinati, e questo per noi rappresenta una grande vittoria. Da domani, nel corso della vostra vita, sarete messi alla prova e speriamo mettiate in pratica i tanti valori imparati qua, primo fra tutti il rispetto per gli altri e per voi stessi. E ricordate sempre che anche se per un breve periodo siete stati dei valorosi soldati. Se dovessi scegliere una parola per descrivere la chiusura di questo percorso così importante per tutti noi, sceglierei orgoglio. Perché sono orgoglioso di me stesso e di tutte le altre reclute. Comandi recluta Panicciolice. Dimmi. Se fosse possibile, anche noi avremo qualcosa da leggervi. Certo. Vieni. Siamo tutti, vai. Comandi, sono le vostre reclute che parlano. Un mese fa siamo entrati qui in caserma totalmente ignari di ciò che ci saremmo dovuti aspettare. 20 teste calde non sono facili da gestire, soprattutto se messe assieme. Iniziare questo genere di vita, dovendoci abituare a nuove regole, dimenticando il nostro quotidiano, è stato tutt'altro che semplice. I primi ostacoli sono stati la sveglia presto al mattino che risuonava fastidiosamente nelle nostre teste, la nostra adorata divisa e gli anfibi che ci hanno messo un po' a diventare comodi. Le marce in sintonia e hop, pass, pass, pass. Le difficoltà nello sviluppare la nostra personale attitudine militare e l'incredibile difficoltà nel contenere le nostre energie. Nonostante questo, ma anche grazie a questo, ci siamo impegnati al fine di poter superare al meglio ogni sfida, davanti alla quale non ci siamo mai tirati indietro. Non potremo mai dimenticare il nostro primo ponte tibetano, la scalata, la marcia zavorrata, le esercitazioni con i fucili, le trappole esplosive, la corsa nella neve e gli allenamenti in palestra. Inizialmente avevamo davanti ai nostri occhi figure autoritarie, da dover temere, le cui regole apparivano troppo rigide. Col tempo ci siamo resi conto, avendo scoperto il lato umano,
oltre la divisa, di alcune cose. Gli insegnamenti che avete faticosamente cercato di trasmetterci sono sempre andati oltre. Un cubo, una divisa, un armadietto ordinato e una fila per due mai riuscita. E il gruppo che si è creato, nonostante malintese e discussioni, alla fine ha imparato a muoversi come una squadra. Per questo ci teniamo a ringraziare l'istruttrice Colucci per essersi dimostrata sempre sincera, per averci dato forza ed insegnato a non mollare, soprattutto a noi ragazze. Ringraziamo l'istruttore Rossi per gli allenamenti senza pietà e per il suo umorismo, grazie al quale ci siamo fatti le migliori risate. L'istruttore Cadamuro, il Latin Lover della caserma, podista alle 10 di sera, che nonostante la sua discrezione ha sempre avuto una parola di conforto per ognuno di noi. L'istruttore Capriotti per averci insegnato con accurata fermezza, rigore e disciplina. Il capo istruttore Rizzo per le innumerevoli nozioni teoriche, grazie alle quali saremo costretti a dover comprare un rampino per poter aprire i cassetti. E per ultimo, ma non per importanza, un enorme grazie non può che andare al capo istruttore Daretti per aver coordinato tutto questo, per averci permesso di vivere un'esperienza che non dimenticheremo mai. Grazie per averci concesso il privilegio di poter vivere questa esperienza con voi al nostro fianco. Grazie di cuore alla caserma per averci reso persone migliori e per averci spogliato della nostra apparenza e vestito della nostra essenza. Ora rompete le righe. Marsch! In caserma ho smesso di avere paura di fare le cose e ho iniziato a dire le faccio, punto e basta. Sono molto dispiaciuto della fine di questo percorso perché è stato stupendo, me lo ricorderò per sempre. Mi mancherà tantissimo la caserma perché davvero mi ha insegnato tanto. Prima di tutto che puoi sempre superare te stesso. Penso che questo percorso mi abbia cambiato la vita. E un pezzo di me è rimasto qua e rimarrà per sempre qua. Dopo questa esperienza ho capito realmente che voglio fare il soldato. È il mio destino. Ne usciamo più maturi. Mi mancherà tutto questo veramente. È davvero un'esperienza bellissima che non dimenticherò mai, davvero. Siamo entrati qui da sconosciuti e lasciamo sta caserma da fratelli. Mi mancheranno tutti loro. Mi mancherà tanto la caserma, non pensavo, però mi ha lasciato tanto. Spero che la gente capisca che in un posto del genere, in un ambiente del genere, veramente si possa cambiare.